con i cieli valtortiani, solo i cieli valtortiani, si può ricostruire dall'inizio alla fine della vita, giorno per giorno, di nostro Signore Gesù Cristo. Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, oggi con noi abbiamo il piacere e l'onore di avere due eccellenti figure che vi vado subito a introdurre. Il professor Giovanni Zenone, direttore della casa editrice Fede e Cultura e filosofo. Buongiorno, buongiorno. E l'illustre don Ernesto Zucchini, massimo esperto, visti anche i temi che andremo a trattare oggi, della questione Maria Valtorta. Salve, salve padre. Buonasera. Eccoci. Allora, oggi il professor Zenone mi aiuterà in questa impresa, diciamo così, di andare a sviscerare i temi principali che avvolgono Maria Valtorta e il suo Evangelo. Ecco, sicuramente un'opera che ancora oggi, diciamo per la maggior parte dei fedeli, desta molta, molta attenzione e sicuramente come dire, un testo che, di grande profondità. Quindi ovviamente noi vorremmo, ecco, con l'aiuto di Don Ernesto, cercare di capire quanto è vero, quanto possiamo fidarci di questo testo e quanto possiamo, come dire, fare affidamento per queste letture, come dire, per la nostra crescita spirituale. Ovviamente oggi il professor Giovanni Zenone mi aiuterà in questo pomeriggio, visto, come dire, l'estensione, la vastità delle tematiche e anche in quanto lui è, mi corregga se sbaglio, un grande estimatore di Maria Valtorta. Sì, grande estimatore. È stata per me una scoperta che ha cambiato non solamente la mia vita spirituale, il mio incontro con Gesù Cristo, ma anche sta agendo nella mia vita professionale, perché io ho deciso di mettere anche le mie competenze professionali ed editoriali a servizio della divulgazione della bellezza, del fascino straordinario e della verità degli scritti di Maria Valtorta. Molto bene. Allora, professore, io le chiedo intanto, magari se vuole fare un breve inquadramento della persona di Maria Valtorta, per poi passare a Don Ernesto, che ci andrà, diciamo, a sviscerare un po' meglio la diatriba che avvolge il personaggio, ecco. Sì. Allora, Maria Valtorta nasce a Caserta del 1897, a Caserta per caso, perché lì si trovarono i suoi genitori, ma da genitori lombardi. E dopodiché lei vivrà soprattutto e studierà in collegi lombardi e si trasferirà nel 1924 a Viareggio. Una ragazza figlia unica di una buona formazione, non eccelsa, ma una buona formazione culturale, una grande anche sensibilità letteraria, anche culturale, che a un certo punto incontra la croce, diciamo così, perché per una sprangata ricevuta sulla schiena nel 1920, dal 1934 rimane paralizzata a letto fino alla morte, poi avvenuta nel 1962. O 61, 61. 61, ecco sì. E in questo lungo periodo di infermità, lei ha delle esperienze anche mistiche, soprattutto in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale a Viareggio, sotto le bombe, sulla linea proprio dei momenti più drammatici e problematici della guerra. Lei ha questa esperienza straordinaria, non solamente di vedere la vita di Cristo, ma di essere presente sul luogo sentendo gli odori, il caldo, il freddo, l'umido, la pioggia, eccetera, che scrive in un'opera che è monumentale perché è quello che da principio si chiamava il poema dell'uomo Dio, oggi viene chiamato dall'editore l'Evangelo come mi è stato rivelato,
ma che è sostanzialmente quello che lei vede della vita, della vita pubblica, ma anche prima della vita pubblica di Cristo, dandoci degli elementi che nel Vangelo non ci sono, perché il Vangelo i Vangeli sono abbastanza scarni. Lì ci sono anche elementi anche di osservazioni che sono veramente belli, interessanti. E poi lei muore nel 61, quindi dopo aver scritto quest'opera e anche altre opere sempre mistiche, nelle quali Gesù le parla, lo Spirito Santo, la Madonna, eccetera. E c'è tutta una diatriba effettivamente che nasce abbastanza presto, anche a motivo forse dell'imprudenza dell'editore originario Pisani, che poi è diventato Centro Editoriale Valtortiano, nel proporre questi scritti al vasto pubblico. E, ecco, questo è l'inquadramento generale della vita di Maria Valtorta. Molto bene. Allora, Don Ernesto, io intanto le chiedo a questo punto qual è, diciamo, la critica che si fa a Maria Valtorta e, ovviamente, di contro, cosa rispondiamo noi, soprattutto cosa risponde lei da esperto e da grande conoscitore dei suoi scritti. Ci sono due tipi di critiche fondamentalmente. La prima è di origine... è quello che è stato scritto il 6 gennaio 1960 sull'Osservatore Romano. Una vita di Gesù malamente romanzata. Questo perlomeno per il blocco più grande degli scritti di Maria Valtorta, cioè quello che oggi si chiama l'Evangelo come mi è stato rivelato. Questa è la prima critica. La seconda critica è una critica di solito psicoanalitica, che vuole cercare nelle malattie di Maria Valtorta la giustificazione per quello che ha scritto. C'è poi una terza via di critica, che è quella che si fondano tutte su quello che è stato scritto nel 59-60 dall'Osservatore Romano e quello che poi si è venuto anche con Ratzinger, il professor Tettamanzi, il monsignor Tettamanzi, e va bene. Queste sono, diciamo così, le tre grandi linee. Tutte queste realtà, mentre quella psicanalitica continua ancora, ad esempio c'è un attacco di qualche mese fa in Francia da studiosi francesi, gli altri sono di genere, i più avveduti, hanno smesso a partire dal 2011, diciamo così, 2012. Perché? Perché nel 2012 un testo di un ingegnere francese, l'ingegnere François Laver, capovolge letteralmente la situazione di Maria Valtorta e costringe tutti quelli che vogliono capire a studiare. Da quel momento succede che quelli che criticano, tenendo conto solo di quanto accaduto nel 1960, e ovviamente quelli che, tenuto conto di quello che succede dal 2012 in poi negli scritti su Maria Valtorta, eccetera, mantengono la posizione psicanalitica e cose del genere. Con tutto il rispetto per la psicanalisi, che non mi appartiene, mi dispiace, ma non prendo neanche in considerazione. Mi metto lì. Perché? Perché non hanno ragione d'essere, semplicemente. Mentre invece quelli che si rifanno al 1960 si dividono in due schiere, quelli che leggono e quelli che non leggono. Quelli che leggono tacciono, quelli che non leggono continuano a ripetere le solite storie. E qui non si può dire diversamente. Perché? Perché l'accaduto dal 2012 in poi è talmente dirompente, è talmente forte, è talmente straordinario da non poterti tenere fermo. Cioè, io tutte le volte che leggo Maria Valtorta, specialmente cercando di capire non solo la dimensione spirituale e mistica, ma anche semplicemente quella umana, io resto sbalordito per i dati da cui escono fuori. Solo che purtroppo l'ignoranza è quella che è, mica tutti sono nati imparati, anzi nessuno. E se non ti metti lì a leggere qualcosa, o ti fidi oppure c'entra a fare. A me... quante volte ho sentito Maria Valtorta essere criticata per questioni d'autorità, e se l'autorità ha parlato, quindi, ma qui
non c'è di mezzo l'infallibilità della Chiesa, ma semplicemente la fallibilità degli uomini, e che certe cose possono essere rifatte. L'hanno fatta col Beato Rosmini, che sarà pure al solito ritornello, ma tanto è un ritornello che funziona, perché è vero, era stato condannato, che cosa non hanno fatto del Beato Rosmini, e poi c'è voluto la Santa Sede con un documento specifico del Cardinale Ratzinger, in cui finalmente viene ristabilito e dopodiché viene la beatificazione. Cioè le accuse di eresia erano tutte false. Nei confronti di Maria Vattorta non c'è un'accusa di eresia, se non quelle sciocche, nel senso, ma sciocche, quelle che ti dicono: oh, Maria Vattorta dice che probabilmente ci sono gli extraterrestri. Beh, allora? No, dico, che tu sai cosa succede nella galassia che ha 13,5 miliardi di anni luce dalla Terra, cioè dalla nostra galassia che si chiama Via Lattea? No, e allora? Personalmente, sostengo la tesi del professor Enrico Fermi, quello della bomba atomica all'italiana. Qui diceva, in un giorno in cui saltò fuori la questione fra loro scienziati, era a tavola, e lui uscì con una battuta di questo tipo: ma se ci sono, dove sono? Perché non si presentano? Ed è una... Io sono ancora lì, ci sono, non ci sono. E Maria Vattorta semplicemente scrive quello che ha sentito, punto. Per cui è una critica sciocca. Maria Vattorta non... Anzi, è bellissimo, chi fa i cercatori di visioni, apparizionisti, profetici, profezie, c'è qualcuno, un francese c'è stato, messo insieme tutti i passi profetici di Maria Vattorta sull'Apocalisse, eccetera, eccetera. Sì, e allora, dopo che uno l'ha letto, ne sa esattamente come prima. Perché? Perché Maria Vattorta non tratta dei dettagli di questo genere. Ah, Maria Vattorta ha per centro il nostro Signore Gesù Cristo, quello che ha detto, quello che ha fatto, e basta. Le critiche, pronto a sostenere, ma le ripeto, ciò che è successo nel 2012 è talmente grande e solo la scienza può rispondere, e la scienza ha risposto. Allora, le faccio un esempio. Jean-François Lavert, in una paginetta qualunque, dice che lui, da scienziato, si è messo lì a calcolare. Allora le dico solamente gli argomenti che lui ha tirato fuori, così, puro titolo: argomenti di arti e belle arti, astronomia, botanica e zoologia, educazione, etnologia, geografia, geologia, geopolitica, industria e tecniche dell'epoca, medicina, meteorologia, religioni e credenze, scienze sociali, statistiche, storia. Ma in realtà non ne sbaglia una. Non ne sbaglia una. Questi signori che scrivono, di solito scrivono prima del 2012. E non hanno il coraggio di tirar via quello che hanno scritto. L'ho scritto, quindi vale ancora. Non vale più. E quello che scrivi sono sciocchezze. Dovrebbero leggere, purtroppo. Chi vuole avere ragione, la prima cosa che deve fare è non leggere. Così continua ad avere ragione. Grazie padre. Guardi, lei ha fatto una lunga lista di temi che la Maria Vattorta ha toccato. E io mi sento di chiederle, diciamo così, da profano, ecco, mi può fare qualche esempio, ecco, di queste tematiche che Maria Vattorta ha toccato? C'è un tema che è straordinario. Maria Vattorta, da suo papà, aveva imparato le stelle, la posizione delle stelle, i pianeti, e sapeva dove erano e cose del genere. Negli scritti valtottiani, cioè nell'Evangelo, meglio, perché poi ci sono tutti gli altri scritti, ma cioè, nell'Evangelo, per ben 252 volte lei descrive più o meno i cieli con la C minuscola, quelli che si vedono, e 84 volte i cieli, sempre con la C minuscola,
assoluti, cioè voglio dire che valgono di per sé, non sono in riferimento ad altri cieli, 84 volte. E in queste 84 volte Mario Valtort descrive la Luna lì, Marte là, Giove qui, ma così, per dire guarda come sta salendo, come Mercurio sta entrando in Venere, così, ma così, cioè, e allora ma lei non ci tira nessuna conseguenza. Di questo malloppo, un francese, cui bisogna giusto dargli conto, Jean Ollinier, nel 1993 stava da qualche anno cercando di fare, di scrivere la vita di Gesù giorno per giorno. Però gli mancavano dei dati. Nel 1993, qualche anno prima, è uscita la prima edizione del allora poema dell'Uomo di Dio. E legge e cerca di capire e scopre che, tenuto conto dei cieli valtortiani, si può ricostruire la vita di Gesù giorno per giorno. La cosa viene rivista da Jean-François Lavert e confermo, il bello succede dopo il 2012, perché un italiano, il professor Liberato De Caro, si diverte, si fa per dire, sentito un prete che guarda caso la sua Radio Maria, dice che Mario Valtort c'è questa precisione dei cieli, dice adesso gli dimostro che ha torto, e si è messo a studiare. E così ha scritto 5 volumi, 2500 pagine, sull'argomento, che l'ha sviscerato letteralmente da tutte le parti, e andando a vedere come sono i cieli. E con i cieli valtortiani, solo i cieli valtortiani, si può ricostruire dall'inizio alla fine della vita, giorno per giorno, di nostro Signore Gesù Cristo. E qui qualcuno spieghi come faceva Mario Valtort a descrivere i cieli, va di bene, senza sbagliarsi mai. Ripeto, senza sbagliarsi mai. Le dirò di più. Per chi come me è dentro, nota che Jean-François Lavere e Jean Ollinier hanno fatto un percorso. Liberato De Caro ne fa un altro. Arrivano a date differenti, annuali. Dice allora, questa è la particolare. Jean-François Lavert, per dire, tiene conto delle rilevazioni storiche, delle definizioni storiche degli archeologi, degli esegeti, su certe date, ad esempio una per tutte, la morte di Erode. Liberato De Caro dice, proviamo a prendere solo i dati valtortiani. Ammettiamo che Mario Valtort abbia ragione. Cosa succede? Succede che ha ragione lei e gli archeologi, e gli storici, è bene che rivedono la morte di Erode. Ed è letteralmente il soquadro di tutto, perché a questo punto pensi, la liturgia cattolica c'ha ragione. Gesù è nato il 25 di Casleu, che sarebbe il 10-11 di dicembre, dell'anno meno uno. Avanti Cristo, meno uno. Professor Zenone, volevo chiedere a lei intanto se ha qualche riflessione in merito anche a quello che ha detto Padre Ernesto o se ha qualche domanda a lei stesso. Beh, lui ha fatto un esempio che è grandioso e strepitoso, perché uno, per poter descrivere perfettamente i cieli di più di 2000 anni fa, avrebbe dovuto avere delle conoscenze astronomiche che evidentemente una persona di formazione normale, neanche universitaria, non poteva avere. Ma ci sono anche altre cose, ad esempio mi viene in mente quando il San Giuseppe porta la Santa Vergine Maria e Gesù bambino in Egitto e Valtort descrive quello che vede e dice vedo una piramide, e i grandi furbi che vogliono smentire la veridicità di Valtort dicono ma vedete, questa è la dimostrazione che Valtort ha mentito o si è inventata le cose senza avere bene la conoscenza, perché lì non c'è una sola piramide ma ce ne sono tre. Il problema è che se noi ci mettiamo nella posizione, anche usando oggi Google Maps, che evidentemente nel 1942, 43, 44 non esisteva e la Valtort non è stata in Terra Santa, se ci mettiamo esattamente nel posto in cui lei dice che si trova con la Santa Famiglia, noi vediamo una sola piramide, perché sono una in fila all'altra e quella davanti copre le altre. Allora, anche questa è una cosa che può sembrare banale, ma è strepitosa se riferita a
una donna che scrive negli anni 40 e che non poteva avere né Google Maps né le conoscenze che abbiamo noi oggi, ma anche tante altre informazioni che vengono date nel corso di questo testo, che sono poi state scoperte come autentiche 50 anni dopo la sua morte, con rilievi topografici, con rilievi archeologici, hanno scoperto che era esattamente come lei descriveva, ed erano delle cose che stavano sottoterra. Dopo gli scavi archeologici scoprono che effettivamente è così. Allora, qua non c'è una terza possibilità: o queste informazioni vengono da Dio, oppure vengono dal diavolo, che effettivamente può essere anche quello. Ma a questo punto vi viene da domandarmi, e io guardo un pochino anche qual è stata la mia esperienza dell'incontro con la Valtorta dopo i miei studi di teologia, dopo gli studi di filosofia, dopo un lungo periodo di vita ecclesiale molto intensa. Ma l'incontro con Valtorta mi ha portato ad amare di più il Signore, ad amare di più la Chiesa o di meno? Di più. E questa è l'esperienza mia e di moltissime altre persone. Chi legge la Valtorta ha un'intimità con il Signore, una vita di preghiera, una vita ecclesiale, che generalmente quelli che non la leggono, che hanno una vita più, tra virgolette, normale, non hanno. E quindi, insomma, se l'albero si vede dai frutti, io credo che si possa dire veramente che è un albero buono. Tra l'altro anche un grande mariologo, padre Gabriele Moschini, dice che tra la Madonna presentata da me e dai miei colleghi mariologi e la Madonna, lui che era un mariologo, e la Madonna presentata da Maria Valtorta, a me sembra trovare la stessa differenza che corre tra una Madonna di cartapesta e una Madonna viva. La Madonna viva era quella di Maria Valtorta. Quella dei teologi è una Madonna di cartapesta. E questo lo dice con grande spirito di umiltà questo grande mariologo che rispondeva al nome di padre Gabriele Moschini. Allora, io credo che anche questi elementi aiutano un pochino a scrollarsi di dosso questi giudizi che anche la Chiesa ha dato, forse in maniera un po' affrettata, ma d'altra parte la prudenza della Chiesa non è mai troppa, ma che poi i fatti della storia, i fatti della scienza, le nuove scoperte strepitose che confermano l'opera hanno superato di gran lunga, e quindi c'è bisogno di una revisione della questione, effettivamente. Ecco, in merito a questo punto, a me mi viene quindi da pensare. L'osservatore romano, sull'osservatore romano, richiamando il decreto del 1959, dice appunto: una vita di Gesù malamente romanzata sconsiglia pertanto l'opera stessa, non con un giudizio alla persona, bensì al fine di evitare i danni che tale pubblicazione avrebbe potuto arrecare ai fedeli più sprovveduti. Ecco, Don Ernesto, come interpretare queste parole? Che significato dare a queste parole? 1960 può darsi, può darsi. Oggi, dopo gli ultimi film, l'ultima tentazione di Cristo, eccetera, abbiamo ancora da stupirci di qualcosa. No, dico, a questo punto un po' di buon senso anche. Anche quello non funziona più. Cioè, le educande di oggi non sono le educande del 1960. Probabilmente oggi non ci sono più le educande, secondo il concetto dell'epoca. E comunque sì, anche all'epoca qual era il problema? Il problema era il Gesù uomo. Negli anni 40-50 ancora c'era una tendenza, era secca: Gesù vero uomo, Gesù vero Dio, e non c'era problemi se negavi uno dei due, se mettevi in ombra. Ma poi, nella pratica, e anche la teologia si poneva delle domande, ma Gesù in croce aveva la visione beatifica, era Dio o no? Certo, e allora è normale che uno faccia questo, c'era una conseguenza sbagliata. Ma arriva il Totte, è drastica, il Gesù uomo soffre come ogni uomo, e anche di più. Per cui questo dava fastidio. Così terreno, sì. E poi il suo rapporto affettivo con le donne, che non è un problema fare con le donne,
parlava in maniera molto prudente, ma molto molto seria. Ma questa affettività così calda con la sua madre Maria, ed è vero, non c'è problema. Gesù che si consiglia con Maria. Sono tutte domande che oggi farebbero ridere, detto fra di noi. Perché? Perché oggi che abbiamo scoperto che la teologia ha scoperto il Gesù vero uomo, queste domande vengono. Maria Bartolotta le risolve tutte. Cioè risolve, le mette, fa vedere il Gesù vero uomo. Fino in fondo. Gesù che ha fame, che ha freddo, che ha sonno, che è stanco, che è addolorato, che ride, che fa la battuta con San Pietro. Una roba che noi diremmo, ma dai, ma per favore, Gesù era un personaggio tutto in un pezzo che non sorrideva mai. L'Evangelo è così. Secondo te, ma nella realtà era diversa. E Gesù di Maria, l'illustrazione che Maria Maddalena fa della vita di Gesù, questo è un termine valtortiano, che è il termine illustrazione, è tale per cui l'umanità di Cristo è prorompente insieme alla divinità. Ma l'umanità c'è tutta, ma fino in fondo, fino a dire non lo so, dimmelo tu, perché non lo sa. E non lo sa, perché come uomo, ed è il grande mistero dell'unica persona nelle due nature, è manifesto apertamente in Maria Maddalena, proprio pagina su pagina. Ed è questo che scandalizza. E poi non hanno letto, per cui hanno fatto degli errori. Possiamo dire che il Signore, attraverso Maria Valtorta, ha risposto a domande che sarebbero suscitate, che sarebbero nate decenni dopo. Possiamo dire un po' così? No, ma c'erano già anche allora. Ma ad esempio, molti se lo dimenticano, nel mondo, diciamo così, vagamente esoterico, allora c'è il problema: Gesù mangia. Gesù mangia, anche nel Vangelo Gesù mangia. Sì, e i servizi igienici? Ah no, ma lui era vero Dio, quindi di quello non si parla. Oh, era un uomo o no? E allora devi tirare conseguenze anche lì, E non voglio entrare, non voglio scandalizzare, non potrei scandalizzare di brutto e non c'è mica problema, e sarei pronto anche a farlo. Era vero uomo o no? Maria Maddalena non tratta di questo. La Bibbia di Saul ne parla, Saul e Davide, ma Maria Maddalena non ne tratta. Ma a questi critici si deve dire, ma allora? O così? Certo, certo. Professor Zenone, cosa possiamo aggiungere allora ancora a questa favolosa storia, diciamo, a questa epopea di Maria Valtorta? Credo che dobbiamo dire una cosa importante, che bisogna un pochino diffidare, usando la ragione, di chi fa, a volte forse uno dei motivi anche delle critiche, è stato un eccessivo, diciamo così, innamoramento, eccessiva enfasi data alla Valtorta, quasi che la sua opera fosse una sorta di quinto Evangelo che conteneva delle rivelazioni in più che rendevano, davano un di più rispetto ai Vangeli. Allora, se è da intendere così, è qualche cosa effettivamente, da un punto di vista cattolico, non accettabile. Perché noi sappiamo che la rivelazione si è compiuta definitivamente e compiutamente con Gesù Cristo, con la sua passione, morte e resurrezione, e con gli Atti degli Apostoli, fine, e con le lettere apostoliche, fine. Questa è la rivelazione. Le rivelazioni private, le visioni, eccetera, eccetera, che vengono dopo, e la storia della Chiesa ne ha confermate anche moltissime, ce ne sono tante altre che sono ancora da confermare. Tra l'altro vorrei dire che quelli che dicono la Chiesa ha ancora un dubbio su quest'opera, ma non dimentichiamo che anche su Lourdes, su Santa Bernadette, sui pastorelli di Fatima, su tutte le visioni riconosciute ufficialmente dalla Chiesa, ci sono stati dei momenti in cui c'erano dei dubbi o addirittura c'erano delle critiche feroci da parte di uomini di Chiesa stessi. Quindi, o anche se pensiamo a Padre Pio, che è stato criticato ferocemente e sbeffeggiato, quasi fosse un impostore, da Padre Gemelli, perseguitato, tra virgolette, da Papa Giovanni XXIII, eppure Padre Pio è un santo. E quindi
non è sufficiente che ci sia una critica, perché allora dobbiamo mettere da parte l'opera. Allora, ma non è un quinto Vangelo, perché come giustamente dice Don Ernesto Zucchini, questa è una illustrazione della vita di Cristo, certo data per via mistica a Maria Valtorta, ma che in quanto illustrazione non è un di più, non è qualcosa che superi i Vangeli, ma è qualcosa che ci aiuta a meglio viverli, a meglio, un pochino come il film di Mel Gibson, La Passione. Tu guardi quel film e cosa succede? Che la volta dopo vai a messa o ascolti i Vangeli, ascolti della Passione e c'hai qualche cosa che ti si muove profondamente dentro, perché queste immagini che hai visto ti aiutano a vivere meglio anche la Santa Messa, che è poi quello che faceva Sant'Ignazio di Loyola con gli esercizi spirituali, con la composizione di luogo, che diceva dovete immaginarvi una certa situazione del Vangelo, mettervi dentro alla scena. Ed è quello che, diciamo così, Maria Valtorta ci offre, perché l'ha vissuto, come già preconfezionato. Forse è davvero un dono del cielo, anche sono certo che sia un grande dono del cielo proprio per i nostri tempi, che sono pieni di film, pieni di immagini, di musiche, che toccano fortemente la nostra sensibilità e a volte lo fanno per fare del male, per togliere la fede, come, che so, certi romanzi, certi film, come il Codice da Vinci, che hanno fatto danni alla fede inenarrabili. E il buon Dio e la Vergine Maria e il cielo, insomma, si occupano anche di entrare ad aiutare i nostri tempi anche con questi strumenti che sono adatti ai nostri bisogni. E poi una cosa che è esperienza ormai comune a tutti, è quello che dice anche nella cattedrale di Maria Valtorta, che è la guida, la prima guida al mondo, all'intera opera di Maria Valtorta, scritta da Don Ernesto Zucchini, nella sua esperienza, nell'esperienza di tutti noi che abbiamo incontrato veramente Maria Valtorta, non per sentito dire, ma per lettura personale, il leggere Maria Valtorta e innamorarsi di Cristo e della Chiesa sono una sola cosa. E va considerato un aspetto che oggi in Italia la media nazionale è di leggere mezzo libro a testa all'anno fra i neonati e i centenari, considerando che più o meno l'80% della popolazione italiana non legge mai neanche un libro in Italia, mai un libro nella vita, in un anno. Vuol dire che pochissimi leggono. Ebbene, coloro che leggono Maria Valtorta si leggono non solamente tutti i 10 volumi per un totale di più di 5.000 pagine e anche gli altri scritti, ma molti l'hanno letto 2, 3, 5, 10, 13, 15 volte quest'opera. Perché? Ma perché hanno scoperto, ed è la scoperta che ho fatto anch'io e che io vivo giorno dopo giorno, che leggere la vita di Cristo così come in questa meravigliosa illustrazione e rappresentazione di Maria Valtorta è una contemplazione, un atto di contemplazione, di preghiera, che ti aiuta a entrare nella giornata, ti aiuta a entrare nella Santa Messa, ti aiuta a entrare in quel rapporto di profondo amore con Gesù Cristo, con la Madonna, con i santi, che prima non avevo, diciamo la verità, ero un bravo cristiano dal punto di vista esteriore, ma tutto benissimo forse, o forse no, ma mancava la benzina dell'amore. E questa è l'esperienza mia, credo di Don Ernesto, e di pressoché tutti quelli che leggono Maria Valtorta. Se non è una cosa di poco conto, se è una cosa di poco conto, questa, insomma, allora non so cosa si debba contare. Grazie professor Zenone, questa sua riflessione potrebbe tranquillamente concludere questo nostro incontro, però volevo chiedere un'ultima cosa a Don Ernesto. Prima giustamente lui accennava questo confronto che si è andato creando fra Maria Valtorta e la beata Caterina Emmerich, del fatto che lei sia beata mentre Valtorta non lo sia. Ecco, insomma, cosa da dire in merito? Come possiamo, come dire, vedere questa situazione, questo scontro che si è andato creando? Ecco. Maria Valtorta ne tratta, della beata Caterina Emmerich ne tratta in due modi. Nel suo testo sulla Passione, che lei commenta quella, la Passione della beata Caterina Emmerich, e poi ne parla anche con così di passaggio.
Il problema grosso, e lo sanno tutti, è che tra Maeva Torti e la Caterina del Mac c'è di mezzo Brentano, lo scrittore di poesie, non il fratello filosofo, quello che scrive poesie, che ha modificato. A tal punto il professor Liberato è riuscito nella sua ricostruzione della passione a vedere dove Brentano aggiunge le sue parti. Si vede benissimo, lui dice. Mi fido di lui, che ha calcolato e è professore del CNR di Bari e è piuttosto puntuto nelle sue cose. E non, di solito non sbaglia. Quindi il problema è che la beata Caterina Emmerich ha di mezzo Brentano. Quello che lei diceva in dialetto Deutsch, Brentano doveva trasformare in tedesco e lì è mancato qualcosa. Ma Eva Toto non ha di queste mediazioni. O meglio, c'ha una mediazione, ma che è stata superata, grazie a Dio. La prima edizione dell'allora poema dell'Uomo Dio è stata fatta sui testi dattiloscritti di Padre Migliorini e di Marta Diciotti, a cui li dettava lei. E quelli erano un po' guasti. Dei problemi, non si capiva, sbagliavano le parole, le sillabe. Quando l'hanno stampato la prima edizione, hanno dovuto fare delle scelte e quando si trovavano davanti a qualcosa che non tornava, la cassavano. Quindi la prima edizione, che è in quattro volumi enormi, grossi, quasi 2000 pagine l'una, una carta poi degli anni 59-60, quindi era ancora una carta povera, molto grossolana, ha di questi errori. La seconda edizione, che è del 61, cominciano lì, è completamente diversa. 10 volumi, sono andato a vedere i testi, li hanno rivisti, li hanno ritoccati e allora abbiamo un testo abbastanza preciso. E cos'è ancora che cambia Maria Valtorta da Beata Caterina? No, lei doveva ricordare e far scrivere. Maria Valtorta scrive quello che vede, ascolta, osserva e percepisce. Perché Maria Valtorta percepisce anche i profumi, il caldo, il freddo, cose del genere. A Caterina non c'ha questo aspetto. E allora si tratta di capire anche questa differenza, senza nulla togliere alla bellezza della Beata Caterina. Ha tentato, ci è riuscito, ha fatto quello che poteva. Ma Eva Tot ha potuto fare meglio perché ha fatto da sé, con una fatica dell'altro mondo, perché arrivava a scrivere 6, 8, 10, addirittura una volta 18 ore a fila. Ha letto con un quaderno e a scrivere. E si vede anche queste cose. E tra l'altro scriveva nel 1940, il 1944 è caratteristico perché ci dice l'amore di Gesù non solo per gli uomini, che fa scrivere questa grande cosa non in continuum ma a spezzettoni, per convincere il cugino di Maria Valtorta a uscire dalle sue manie New Age, noi diremmo oggi, e rientrare nella Chiesa Cattolica. E allora gli dà pezzi bocconi. E infatti qualcuno ha mica capito questa storia qui. Siccome hanno letto solamente le date, non hanno detto come è possibile. E hanno immaginato una storia così inventata da Maria Valtorta. Ma no, è esattamente l'opposto. È proprio perché è il cielo, con la C maiuscola, che ha voluto dare le cose, perché la gente si convincesse che non era Maria Valtorta, che tra l'altro non doveva essere conosciuta, fin se non dopo la morte. Infatti la prima edizione non c'è lei, è anonima. Don Ernesto, tutto davvero molto molto interessante, sicuramente avrà suscitato molta curiosità di chi ha seguito questo suo intervento. Professor Zenone, io le chiedo a questo punto di magari presentare i libri di cui, che ha menzionato prima, di Don Ernesto, così chi ha, insomma, chi ha voglia, curiosità, può sicuramente approfondire e poi magari andare proprio a prendere i volumi di Maria Valtorta e vedere di persona gli effetti e i frutti che portano. Certo,
Allora, un testo fondamentale credo che sia quello di cui parlavo prima, è questo qui, La cattedrale di Maria Valtorta, che è una guida all'opera di Maria Valtorta. Tutta l'opera, che non è solamente i 10 volumi del Vangelo come mi è stato rivelato, ma tante altre cose, fra cui i quaderni, i quadernetti, il commento alla lettera ai Romani e via di seguito. Questa è veramente è la prima grande opera scientifica di presentazione dell'opera valtortiana. Ma anche credo che sia veramente importantissima la lettura di Il cielo in una stanza, che è la biografia di Maria Valtorta, perché lei, Valtorta, ha scritto una autobiografia, ma di un segmento della sua vita. Ma quello che viene prima, quello che viene dopo la sua morte, tutta la questione delle sue malattie terrificanti, che avrebbero dovuto averla stesa molto prima che cominciasse a scrivere, non se ne parla. Qui c'è finalmente una biografia completa dove si capiscono anche queste questioni proprio anche scientifiche, mediche, come che hanno dello straordinario, perché una donna che era sostanzialmente quasi in punto di morte per moltissimo tempo, ha avuto dei dolori mostruosi, una serie di malattie impressionanti, che ciò nonostante riusciva a trovare o a ricevere, diciamo così, la forza di scrivere ciò che contemplava al di là delle forze umane. E questa biografia della Valtorta è davvero molto utile anche per fare chiarezza anche nei confronti di tutti quelli che la considerano così una pazza visionaria, come effettivamente purtroppo ce ne sono tanti e ce ne sono tanti anche adesso, ma che si vede poi che danno frutti cattivi. E nella casa editrice Fede Cultura che dirigo, Don Ernesto dirige poi la collana valtortiana, che è una collana tutta dedicata a questioni che attengono l'opera e la vita e quella che noi riteniamo la santità, che bisogna che sia anche riconosciuta e scoperta, riconosciuta dalla Chiesa, di Maria Valtorta. Tra questi libri ne segnalo solamente anche un altro, Indagini scientifiche sugli scritti di Maria Valtorta, ed è fatto da... Uno è un professore del CNR, un altro del Politecnico di Milano, che fanno un'indagine veramente scientifica su dei testi, su cose molto specifiche, e danno dei risultati che sono anche questi strabilianti. Sono indagini veramente molto scientifiche, a volte anche difficili da leggere, ma la scienza ha il suo linguaggio, e se la scienza conferma certe cose che servono poi per la Chiesa, tutti questi dati serviranno, credo, poi alla Chiesa per dire, insomma, qua non siamo davanti a un impostore, a un romanzo mal scritto, siamo davanti a qualche cosa di scientificamente strabiliante, e quindi dobbiamo riconoscerlo nella sua oggettività. È quello che ha convinto me poi, perché io devo dire, avevo letto il primo volume della Valtorta quando avevo 18 anni, ero troppo giovane. A quel tempo ero in seminario addirittura, quindi uno potrebbe dire, ma dovevi avere la sensibilità per capirlo. Invece no, non mi è piaciuto, non mi sia piaciuto, mi ha stufato, diciamo così. Forse ero immaturo, forse la sensibilità anche letteraria di Maria Valtorta, che ha sensibilità degli anni di quegli anni, non incontrava il mio gusto di ragazzo. Quando poi l'ho ripresa in mano... anche perché ho sentito Don Ernesto Zucchini che mi ha detto che quella c'è una serie di verità scientifiche che emergono dall'opera, che sono strepitose, e quindi non è solamente una cosa di sentimentalismo, di devozionismo che ci scalda il cuoricino, no, c'è qualcosa di ben più solido sotto, cioè, è che è vero, un pochino come... Diciamo così, anche i Vangeli potrebbero scaldare il cuore a tante persone, ma la grande differenza tra essere cristiani e non esserlo non è se mi scalda il cuore come la può scaldare una poesia o una canzonetta, è o Cristo veramente è vissuto, ha patito, è morto ed è risorto, e allora la nostra fede ha valore, altrimenti siamo degli stolti che credono a una favoletta che non serve a niente. In maniera analoga anche Maria Valtorta, o quello che lei ha visto e ci ha raccontato nelle sue opere è effettivamente vero, e allora va preso sul serio, e di questo abbiamo una serie innumerevole di conferme in continuo aumento da un punto di vista scientifico, oppure non è vero. Se non è vero, buttiamola pur via, ma se queste conferme scientifiche ci sono e ci confermano
che quello che lei ha scritto effettivamente è verità, allora non possiamo buttare via questo dono del cielo che veramente può cambiare la nostra vita, può cambiare anche la vita della Chiesa, ridonando un nuovo zelo di evangelizzazione, di amore al Signore e di amore per tutta l'umanità, come Gesù ha mostrato nella sua vita, così come ce l'ha raccontata Maria Valtorta. Sicuramente, mi sento di dire questo punto che è, come dire, è un aiuto che il Signore ci ha dato per comprendere meglio la sua vita, diciamo al di fuori dei Vangeli, che sicuramente sono è l'unica cosa di cui noi possiamo essere certi, okay, che dobbiamo seguire. Però il Signore giustamente probabilmente ha visto anche la nostra difficoltà, visti anche i tempi, ecco, ci dà questi aiuti, questi utensili, in cui possiamo chiamarli un po' metaforicamente così, per renderci ancora più facile anche la via verso di Lui. Don Ernesto, io le chiedo se vuole dire qualcosa in conclusione, se vuole concludere, se ha qualche altra cosa da aggiungere. È una cosa che io ho notato ultimamente, ce ne sono tantissime, ma ce n'è una che è un invito che faccio. Anche l'opera di Maria Valtorta ha bisogno di discernimento. Avvicinarsi come se fosse un romanzo malamente fatto sulla vita di Gesù è sbagliato tanto quanto prendere tutto letterale o letteralmente. È sbagliato anche quello. Perché è una rivelazione privata, secondo me la Chiesa non l'ha ancora detto, ma io la penso così, ma la penso come rivelazione privata con le caratteristiche di una rivelazione privata, per cui è del tempo in cui è stata data, 1943-1948, più o meno, insomma. Poi il resto ci sono degli eventi fuori, ma per intendersi questi sono gli anni. Bisogna leggere Maria Valtorta in quel mondo lì e non nel mondo di oggi e non nel mondo di fra 2000 anni e neanche di 2000 anni fa. Va letto ieri da tutti i punti di vista, modi di dire, espressioni, frasi, perché sono in italiano, fiorentino, con delle modalità tutte di quell'epoca. Maria Valtorta scrive, è lei. Ecco, saper discernere questo per non prendere lucciole per la lanterna, perché Maria Valtorta, come tutti i testi, ma anche la Bibbia, va letta nel suo tempo. Gesù voleva che quell'epoca fosse, in quell'epoca, Maria Valtorta fosse una spinta per una nuova evangelizzazione. È scritto, eh? E ha dato questa illustrazione del Vangelo perché i cristiani, i cattolici potessero vivere un nuovo entusiasmo della fede. E questo è Maria Valtorta. Come diceva il professor Zenone, con certo degli appigli forti nella scienza, caso unico della mistica che si unisce alla scienza, e questo ci permette però di volare senza nulla togliere ai Vangeli. Maria Valtorta va letta nella navata centrale della Chiesa. Il suo posto è lì, non a destra, non a sinistra, è lì, ed è lì che va letta, perché solo lì c'è la pienezza della fede, lì. Quindi chi legge utilizza anche discernimento. Molto bene. Io, dopo queste bellissime due conclusioni, sia del professor Zenone che di Don Ernesto, intanto mi sento grato io per aver imparato così tanto. E sicuramente ho voglia in prima persona di approfondire le scritture di Maria Valtorta. E mi sento di ringraziare nuovamente il professor Zenone, che ha accettato il mio invito e mi ha aiutato in questa disamina, e sicuramente lo inviterò nuovamente ad aiutarmi per questo processo, diciamo, apologetico che sto cercando di compiere. Grazie ancora, professor Zenone. Grazie a voi, grazie Ciro. E saluto anche Don Ernesto Zucchini, grandissimo conoscitore di Maria Valtorta. Il professor Zenone ci ha presentato i suoi scritti, i suoi libri, mi congratulo con lei per tutto il suo impegno, per l'aiuto che dà ai fedeli
con le sue opere. Quindi la ringrazio e la saluto. Grazie a lei, grazie dell'aiuto da parte sua. E sicuramente se ci sarà possibilità, rinviterò anche lei perché la reputo una persona davvero di grande sapienza. Io ringrazio nuovamente tutti e per Cronache di Cielo e Terra sicuramente ci vedremo al prossimo episodio. Grazie ancora.